Buongiorno, volevo raccontare la nostra esperienza che abbiamo avuto in questi mesi di emergenza Covid, come l'abbiamo vissuta noi come centro diurno anziani di Vignola. Abbiamo avuto tante notizie, prima chiudiamo, poi il giorno dopo riapriamo e poi dopo il 9 marzo definitivamente la chiusura. E quindi ci siamo chiesti cosa possiamo fare per i nostri anziani che sono a casa con le loro famiglie. Con i loro caregiver soli. E ci siamo attivati subito, spontaneamente facendo delle telefonate. Ma già dalle prime abbiamo capito che forse questo non era sufficiente. Quindi abbiamo creato il progetto Il centro in una stanza. Prendendo spunto da alcune canzoni, l'abbiamo diviso in tre filoni. L'operatore settimanalmente telefonava ai nostri anziani nel progetto E tu come stai? Sentiva con le famiglie come andava, come non andava, consigli, fategli fare le cose quotidiane, cercate di tenerli attivi. E abbiamo notato che in questo momento, da una telefonata dei primi settimane, sì, tutto bene, sì, stiamo bene, mangia, dorme, la famiglia si è sentita accolta, abbracciata, aveva un servizio che anche se chiuso le mura, l'operatore era a casa e faceva parte della famiglia e si sono sentiti liberi di poter parlare dei problemi. Ah, non riesco a fargli fare questo, non riesco a fargli fare quest'altro, cosa posso fare? L'operatore preparato cercava di dare consigli. Se l'operatore non era in grado, la telefonata, le informazioni raccolte venivano passate ai servizi territoriali o alla psicologa o al servizio sociale per essere di aiuto ancora maggiormente alla famiglia. La seconda parte di questo progetto mi ritorna in mente. Abbiamo capito che bisognava trovare qualcosa da fare fare agli anziani. I familiari non erano preparati e pertanto, insieme alla nostra psicologa di ASP, Diletta Lusolo, abbiamo preparato degli esercizi da mandare a casa alle famiglie da fare. Qualcosa della stimolazione cognitiva, la reminiscenza, i ricordi, attività pratiche. Però con l'indicazione che tutto doveva essere fatto in modo se la persona lo voleva fare, senza insistere e cercando di stimolarlo a fare. E la famiglia poteva, nella telefonata successiva, mandato i compiti, chiedere all'operatore se aveva bisogno di un consiglio come fare. E l'ultimo pezzo del nostro progetto è se telefonando. Nella raccolta delle telefonate, la persona, se veniva sentita che era un po' in difficoltà, poteva essere passato il suo contatto alla psicologa Diletta Rusolo, che telefonando poteva dare un supporto psicologico. È stata un'esperienza molto toccante, nel senso che se subito ci sentivamo invasori della casa, alla fine ci siamo sentiti maggiormente parte di queste famiglie. Noi abbiamo seguito, oltre agli ospiti dei centri diurni, anche quelli dei centri di incontro, che sono i nostri tipo caffè Alzheimer che abbiamo sul territorio, sui tre territori, Vignola, Zocca e Castelnuovo. In tutto abbiamo contattato 92 anziani per 900 ore di telefonate. E in questo momento questa cosa abbiamo riaperto, abbiamo dato le istruzioni come riaprire, abbiamo istruito a distanza e le famiglie hanno risposto perché alle nostre richieste hanno fatto vedere i filmati, hanno fatto vedere che le cose venivano realmente fatte, che venivano date. Una cosa che mi è rimasta molto impressa di queste telefonate, premetto che la signora c'è ancora. Che ha colpito molto, ha detto: intanto il tempo passa, voi riaprirete e io ci sarò. E questo ha toccato molto perché ha fatto sentire la mancanza del contatto delle persone, lo stare insieme, che alle famiglie, nonostante il loro impegno, mancava.